Oggi sono un rappresentante di tutti i direttori generali di tutte le università d'Italia, per cui vuol dire che Padova, merito ovviamente anche il direttore generale dell'Università di Padova, vuol dire che è al centro di tutte le attività. Padova ospita sempre molto volentieri queste iniziative, in più devo dire che c'è un legame molto stretto con l'università, sia sotto l'aspetto culturale ma anche economico. Abbiamo 61.000 studenti a Padova, 24.000 matricole, per cui una città nella città. E questo oggi nel dibattito penso che parliamo di PNRR, che è una cosa importantissima sia per l'università che per il Comune di Padova. Tutte le risorse sono orientate verso queste risorse importantissime, per cui c'è una collaborazione totale per quanto riguarda questa attività che può far cambiare non solo Padova ma l'Italia stessa. Noi abbiamo come comune qualcosa come 500 milioni di euro. La linea del tram è quella più importante, vuol dire avremo tre linee di tram che cambieranno Padova in maniera radicale. Sarà fatto l'ospedale, sarà fatta la nuova questura, sarà fatta tantissime cose. Come sa che sarà rifarà la casa Mappiave, il settore umanistico, piuttosto che ingegneria, in fiera, per cui sarà un cambiamento totale della città.